Bentrovati sul canale. Oggi vi presento un nuovo calendario dell'Avvento, un villaggio di Natale tutto costruito in casa con i materiali di recupero. Il materiale predominante oggi è il cartone. Poi serve un taglierino e un uniposca bianco. Disegna sul cartone una sagoma, come quella che ti faccio vedere io nell'esempio, un gioco di rettangoli e triangoli. Puoi decidere tu le misure giocando con rettangoli e quadrati, poi ritaglia le finestre, le porte e tutto seguendo la tua fantasia. Qui ti lascio un esempio della casetta. Io l'ho fatta così, ma tu puoi scegliere di cambiare le porte, le finestre, le dimensioni e crearti una casetta tutta tua. La cosa importante è lasciare questo rettangolo finale per poter richiudere poi la casetta. Ci occorre dopo un altro cartoncino per chiudere il tetto. Bastano due rettangoli, semplicissimo. Poi incolla tutto con la colla a caldo, facendo molta, molta attenzione. Adesso, cambiando le misure dei rettangoli, realizzi tantissime casette differenti l'una dall'altra. Usa la tua fantasia. Ne servono soltanto 24, puoi farcela. Se vuoi coinvolgere i tuoi bambini, loro possono decorare a piacere le casette, facendo dei contorni delle finestre, delle porte, le tegole del tetto. Tu lascia che i bambini sperimentino, sicuramente ti sorprenderanno. Ecco i miei un po' cosa hanno creato. Ecco alcuni esempi delle casette che sono venute fuori dal nostro lavoro. Forme diverse, aperture diverse. Ora, per farlo diventare un vero calendario, bisogna scrivere i numeri. Usiamo un cartoncino a contrasto. Io ho scelto il rosso perché sul cartone neutro spiccava molto. E permettiamo ai bambini di scrivere i numeri. Sarà un momento molto carino per loro che si sentiranno grandi. Se vuoi, puoi facilitargli il lavoro facendoli sbirciare dal calendario, perché possono prendere spunto da lì per trascrivere i numeri. Io non li correggerei, sono dell'avviso che è molto carino vedere come loro li scrivono, perché proprio rendono tutto a misura di bimbo ed è veramente delizioso vedere come fanno tutto al contrario, ricordandoci sempre che è una fase, è soltanto una fase, ma questa non è la storia giusta. Ecco qui, tutti i 24 numeri e le 24 casette. Adesso dobbiamo soltanto ritagliarli e attaccarli sui tetti delle casette e assembliamo così il nostro bellissimo calendario. Per dare un tocco ancora più natalizio, con della colla Vinavil del sale grosso, spargiamo un po' qui e là per rappresentare un po' una bellissima nevicata. Fatelo fare ai bimbi, questa è una parte davvero divertente. Io per realizzare il mio calendario ho voluto aggiungere delle lucine a batteria che ho infilato qua e là tra porte e finestre. Ho deciso di farle così, ma voi naturalmente potete fare quello che ritenete opportuno. All'interno poi ho pensato di realizzare delle frasi motivazionali, scusate, per rendere il calendario ancora più divertente, più forte, più vivo. Quindi ci sono dei pensieri molto semplici da realizzare anche per i bambini. Questi naturalmente per me sono soltanto degli esempi, come vi dico spesso. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi dia spunti per realizzarne di bellissimi. Un bacio a tutti e buon Natale!